Ciao ragazzi, ancora buon anno ed eccoci come ogni sabato con il nostro video WhatsApp settimanale. Settimana questa relativamente povera di notizie perché è trascorsa la settimana di Capodanno e tutti gli uffici sostanzialmente sono chiusi dal 23 dicembre, quindi in pratica non si è parlato di molto. Quindi la prima notizia in realtà è una notizia che riguarda la settimana scorsa e più o meno tutti quanti dovreste conoscerla. Si tratta del famigerato attacco dei Lizard Squad al PlayStation Network e all'Xbox Live, i due servizi online di PlayStation e di Microsoft. Che cosa è accaduto? Beh, i Lizard Squad hanno lanciato un attacco di DOS verso le due piattaforme e le hanno mandate KO. In particolare PlayStation Network è rimasta KO per quasi 3 giorni. La notizia in tutto questo, giunta proprio nella giornata di ieri, riguarda gli incentivi che sono stati dati da PlayStation ai propri utenti per scusarsi di non aver creato un servizio proprio sicuro. Cosa sono questi incentivi? Beh, non sono entusiasmanti, in realtà ci daranno 5 giorni gratis di PlayStation Plus per tutti coloro i quali fossero abbonati a PlayStation Plus nel giorno del 25 dicembre e inoltre ci sarà uno sconto del 10% per un acquisto dallo store di PlayStation. Insomma, una consolazione non proprio ricchissima, ma comunque meglio di un calcio nel sedere. Per quanto invece riguarda Microsoft, non sono stati rivelati incentivi, però bisogna anche dire che il servizio di Microsoft è rimasto down soltanto per un giorno o poco più. Per il momento non si sa quali saranno gli sviluppi in questa vicenda, si sa che l'FBI sta indagando sui Lizard Squad e inoltre altri gruppi di hacker, tra cui gli Anonymous, sembrano essere riusciti a risalire agli indirizzi IP che hanno lanciato l'attacco, quindi certamente ci sarà un'indagine. Terremo sotto controllo la situazione e vi faremo sapere nel corso delle prossime settimane. Passiamo ad una notizia che riguarda il mondo Nintendo perché sono stati rivelati i dati di vendita degli Amiibo e gli Amiibo sono un grandissimo successo. Si è parlato delle vendite natalizie, gli Amiibo negli Stati Uniti, pensate, sono riusciti a vendere 710.000 pezzi, quindi un successo gigantesco che ha addirittura superato il successo degli Skylanders. Gli Skylanders, peraltro, godevano di un vantaggio di circa 2 mesi nei negozi, inoltre sono una serie storica amata dai bambini che ormai ha 4 anni di storia alle spalle. Di conseguenza è veramente un grandissimo successo, vedremo come andrà nel corso dei prossimi mesi con il rilascio delle nuove statuette, perché oggettivamente le nuove serie in arrivo sono migliori della prima serie degli Amiibo, quindi terremo anche in questo caso sotto controllo la situazione, la monitoreremo e vedremo se continueranno ad avere questo grande successo. Speriamo in un 2015 ricco di giochi che supporteranno queste nuove statuette. Come all'inizio di ogni anno si fanno i buoni propositi per l'anno in corso, in questo caso i buoni propositi per il 2015 li ha fatti Capcom, che ha rivelato che nel corso dell'anno verrà rilasciato un nuovo gioco facente parte di una serie molto amata dai fan. Dobbiamo andare un po' per esclusione perché molti titoli sono già stati annunciati da parte di Capcom, quindi possiamo ipotizzare che forse nel 2015 vedremo o un nuovo Mega Man o un nuovo Dino Crisis, e questo sarebbe molto interessante visto l'arrivo del nuovo film della serie Jurassic Park, che potrebbe riportare l'attenzione sull'argomento dinosauri. Quindi insomma, stiamo attenti perché potremo vedere dei bellissimi giochi nel corso del 2015, dei bellissimi giochi non annunciati. Incrociamo le dita perché Dino Crisis credo che piacerebbe davvero a tutti. Chiudiamo con una notizia che riguarda le previsioni per il 2015, perché il solito Michael Pachter ha tirato fuori la sua sfera di cristallo e ha ipotizzato che nel corso di quest'anno PlayStation 4 di nuovo surclasserà Xbox One per quanto riguarda le vendite. Tuttavia, ed è questa la vera notizia, Microsoft è pronta a rispondere con un taglio di prezzo di Xbox One. Dobbiamo verificare ovviamente se questo taglio di prezzo effettivamente avverrà, ma sembra proprio che questo sia l'unico modo che ha al momento Microsoft per recuperare terreno su PlayStation 4, perché anche per quanto riguarda il 2015 le esclusive non sono così eccezionali per pensare di poter ridurre il divario in maniera sensibile. Bisogna dire che nel 2015 arriveranno molti titoli interessanti, ma ci saranno titoli interessanti sia per PlayStation 4 che per Xbox One, quindi non c'è una situazione di squilibrio da questo punto di vista. Vedremo dunque se la situazione verrà riportata in pareggio grazie ad un sostanziale
taglio di prezzo. Di conseguenza anche in questo caso non ci resta che incrociare le dita e sperare che a breve la console next gen di Microsoft costi molto di meno. Bene, anche per questa settimana è tutto, la settimana prossima sono in ferie, quindi a meno che non troviate un buon barbuto redattore al mio posto, ci vediamo fra 2 settimane. Ciao ciao!